Vincenzo, i numeri sono impietosi. Come si può spiegare questa crisi? Perché è una crisi conclamata, 7 sconfitte in 9 partite. Guarda, noi oggi, ti dico la verità, non volevamo nemmeno parlare, perché abbiamo parlato fin troppo nell'ultimo periodo. Veniamo oggi io e Antonio Balzano, a nome di tutta la squadra, a chiedere scusa ai tifosi e a tutti per questa situazione. E sapete il rispetto che ho di voi, però oggi penso sia giusto non rispondere alle domande sulla partita e chiedere scusa, basta. Non vuole essere una mancanza di rispetto nei vostri confronti, lo sapete. Sono qui da tanto tempo e credo che oggi rilasciare delle risposte sull'andamento della gara e dire le solite cose, onestamente non me la sento, ecco. Per rispetto di tutta la piazza voglio chiudere qui l'intervista e voglio che da domani tutta la squadra inizi a pensare alla salvezza dalla mattina alla sera, perché deve essere... Sarà un obiettivo difficile e non vogliamo più trovare scusanti. Ripeto, veniamo oggi io qui per rispetto anche vostro, io e Antonio Balzano, chiedere scusa alla piazza, a voi tifosi, a tutti quanti, e preferirei non parlare più della partita. Prendiamo atto. Ecco. Prendiamo Vi ringrazio atto. E ripeto, non vuole essere una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Ecco, però Vincenzo, senza parlare della partita, però quello che sta accadendo è perché la squadra non ha dei valori dal punto di vista tecnico, o perché non sta rendendo per quelle che sono le sue potenzialità, perché non c'è l'attitudine, l'atteggiamento, la concentrazione, perché poi si parla spesso di questo, al di là dell'aspetto tecnico, manca l'atteggiamento, manca la concentrazione nei dettagli nel corso di una partita. Guarda, ti ripeto... Sono qui non per rispondere a domande sulla partita, quindi non te lo ripeto per l'ennesima volta, non voglio mancarvi di rispetto, sono qui da 7 anni. Oggi l'unica cosa che può fare la squadra in nome mio e di Antonio Balzano è chiedere scusa a tutti della situazione. Qualsiasi parola viene rilasciata, ad oggi non abbiamo dato dimostrazione di fare dei fatti dopo. Quindi per me, e che sono il capitano, è giusto così. Scusa Vincenzo, no, un attimo, non per andare in soccorso del collega che ha fatto una domanda secondo me esemplare, ma non ha parlato della partita di oggi, ha fatto una domanda in generale, si può pure rispondere a questa domanda, credo, no? Certo Massimo, si può rispondere a tutto, ma se io oggi faccio ancora delle parole e poi non diamo dimostrazione e ti vengo qua a dire a tutta la piazza che dobbiamo lavorare di più, che dobbiamo fare di più... Oggi queste parole stanno perdendo di valore e mi sembra una mancanza di rispetto anche nei vostri confronti dire sempre queste cose.